Presidente Bolami, terza vittoria consecutiva. Nelle ultime due avete battuto due grandi squadre come Fiuggi e Trastevere. Oggi questa bella prestazione che gratifica la società, gratifica il mister e anche i ragazzi. Ma le vittorie sono frutto di lavoro, di tranquillità, è quello che in questi ultimi anni abbassa a mancare, perché non c'è credibilità a questa società, soprattutto a me come presidente. Io ho sempre detto che faccio del bene della Vastese, faccio del bene a questi colori, perciò non ho mai avuto dubbi su questa squadra e ho sempre detto che è una squadra che può fare il bene. E oggi l'ha dimostrato nelle ultime 5-6 partite. Forse dispiace perché nel momento migliore la squadra debba giocare senza il proprio pubblico. Ma guarda, un male è uscito anche del bene, perché chiudendo lo stadio ci stiamo aggiornando, settimana prossima iniziamo i lavori col comune, avremo uno stadio adeguato, perché forse in giro stadi adeguati, forse non tutti ce l'hanno. È un handicap adesso, però fra un mesetto cercheremo di aprire lo stadio, però sacrifici lo stiamo facendo e questo devono capire i tifosi, perché purtroppo quando si perde tutti siamo male, soprattutto il sottoscritto, perché ripeto, siamo di Vasto, io e co-presidente siamo vastesi doc. Tra poco finirà anche il mercato, ci saranno dei regali, ecco, siamo quasi a Natale per quanto riguarda il mister. Ma Babbo Natale porta il regalo, dipende cosa porta, se scatola vuota o scatola piena. Sicuramente noi siamo attivi e abbiamo dimostrato. Se c'è una possibilità di migliorare questa squadra, lo faremo per il bene di questa squadra e di questa città. Però io dico, faccio un appello ai tifosi, state vicino a questa città, a questi colori, perché gente come noi non è facile trovare. Per quanto riguarda i giocatori, vediamo, abbiamo qualche possibilità di qualche innesto per migliorare, perché, ripeto, il cammino è lungo, stiamo là, però non dobbiamo né vincere e non retrocedere. Un cammino degno di vastesità. Dopo, se succederà qualcosa di bello, noi siamo pronti, come abbiamo dimostrato in questi 7 anni. Intanto vi siete portati fuori da quella zona calda della classifica, è già una cosa buona. Ma parlare dopo 7-8 partite che la Vastese retrocede, la città sta in difficoltà, è molto grave, è quello che io dico. Cioè, adesso siamo a 14-15 partite. Stiamo uscendo fuori, ma piedi per terra, i ragazzi lo sanno, siamo stati sempre vicini, in momenti difficili. E purtroppo è una cosa bella che, come ripeto, qui a Vasto non capisco, lo devono capire per il bene di Vasto, altrimenti noi ci mettiamo da parte. La domenica stiamo a casa con le mogli e con i figli.